l'autostoppista. Grazie della linea, bentornati da Igor Righetti sulla mia auto e sulle frequenze dell'unica e inimitabile Raizo Radio. Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Scusate, scusate la suoneria del mio smartphone, sì, ho messo una canzone che aiuta il mio ego, messo a dura prova da questa pandemia. Accosto e rispondo, ecco qui, vediamo. Ah, ma è l'urologo e andrologo Andrea Militello. Andrea, come stai? Igor, bene, bene, cercano di fermarci ma non ci riescono. Tutto bene, Igor, tu stai bene? Ma chi ci ammazza? Ogni tanto ci provano ma sono come la gramigna infestante, lo sai, no? Sono sulla mia auto parlante interattiva, siamo in collegamento con Raizo Radio adesso, Andrea. Tu sei stato un pioniere nell'uso di internet come mezzo di comunicazione con i pazienti. Quali i problemi più frequenti che ti vengono sottoposti? Guarda, l'avete usato internet, ha magari così abbassato qualche barriera, no? Perché sono argomenti particolari, sicuramente ci si interfaccia più che altro per problemi legati alla sfera sessuale, quindi la disfunzione erettile in primis, non ti nascondo l'eiaculazione precoce, anche se negli ultimi tempi aumentano richieste per infertilità maschile e qualche ometto un po' più in su con gli anni come me, anche terapie o consigli anti-age. Ah, ecco, quindi anti-età. Sì, vedi, dobbiamo per non invecchiare o rallentare, sì, l'invecchiamento. Rallentiamo la metamorfosi. Quanto incidono sul benessere del nostro apparato urologico lo stile di vita e l'ambiente? Tantissimo, non è una domanda trabocchetto, è una domanda intelligentissima, perché lo stile di vita modifica in senso migliorativo il nostro metabolismo e per quanto riguarda il mio lavoro, ad esempio ti ho nominato la disfunzione erettile, spesso vede problematiche di natura ormonale o vascolare o metabolica e quindi lo stile di vita è un pochettino l'obiettivo anche del nostro benessere metabolico, assolutamente. L'infertilità, per esempio, oggigiorno è ridotta tantissimo proprio per degli interferenti esterni, degli ormoni sintetici che vanno a bloccare i recettori per gli ormoni invece del nostro corpo e quindi sono degli interferenti endocrini che stanno riducendo molti aspetti della sfera sessuale. Un ragazzo su tre soffre di un disturbo andrologico, ciò nonostante sono pochi i giovani che vanno dall'andrologo mentre le ragazze vanno dal ginecologo molto presto. Perché, Andrea, i ragazzi sono così riluttanti? C'è ancora questo alone di pudicizia, di timore, non ti nascondo, può sembrare una battuta, che la maggior parte delle richieste di visita io le ricevo da parte delle compagne di questi uomini che prenotano la visita, quindi c'è ancora questa probabilmente non educazione già dalle scuole, dove la donna è abituata ad andare con la mamma dal ginecologo e quindi è normalissimo, per l'uomo c'è pudicizia perché mai ammettere di avere un problema legato alla sfera sessuale e purtroppo spesso ci sono problemi che poi escono fuori a distanza. Magari nel momento in cui si programma una paternità o si hanno le prime esperienze, escono fuori dei problemi che erano presenti ma nessuno li ha notati. Trascurati. Trascurati, bravo. I giovani di oggi li trovi informati sulle infezioni sessualmente trasmesse o più ignoranti di quelli del passato? Allora, più ignoranti non posso dirlo, però è l'argomento forse conosciuto ma ancora non rispettato. C'è molta informazione oggigiorno, anche eccessiva forse, se posso dire. Su alcuni argomenti mi confronto volentieri con la persona informata, sulla parte delle infezioni sembra sempre che si cade un po' dalle nuvole. Quindi ti devo dire, c'è informazione ma forse sottovalutata, non c'è quindi una prevenzione da questo punto di vista, purtroppo no, sono sincero. Poi i giovani si informano quasi esclusivamente sul web e il web sappiamo bene che è una miniera di fake news. Secondo te parlare di educazione sessuale nelle scuole è importante? Per me è fondamentale e noto che i ragazzi si autoinformano su YouTube. Io su YouTube, che poi non posso rispondere, mando il ragazzo a confrontarsi con i genitori dopo forse un input, ma non posso rispondere direttamente. Ragazzetti di 11, 12, 13 anni che su YouTube mi chiedono dei consigli. E avrebbero potuto benissimo svilupparli a scuola, no? Con una persona che insegna loro appunto i rudimenti e la conoscenza anche del nostro apparato sessuale. Però, e ti ridò la parola, un esperimento che fece la Società Italiana di Andrologia qualche tempo fa non andò a buon fine perché i ragazzi che si erano sottoposti ai controlli offerti dalla società venivano scherzosamente bullizzati da tutti quelli che non erano andati, quindi il ragazzetto che si faceva visitare veniva preso in giro. Il tumore alla prostata sembra essere sempre più diffuso. Quali sono i sintomi che devono consigliare la visita dell'urologo? Il
Igor, tu sei una persona informatissima e quindi le tue domande hanno sempre un significato, e il tumore della prostata purtroppo non ci avvisa. Mentre la prostata aumentata di volume, l'adenoma, l'ipertrofia danno disturbi urinari, cistite e quant'altro, il tumore della prostata spesso non avvisa, per cui passati i 50 anni sarebbe obbligatorio da parte di noi maschietti sottoporci annualmente alla visita urologica e al dosaggio del vecchio PSA plasmatico, che rimane però tuttora un indicatore di salute sessuale. Dopo i 50 anni e direi che è obbligatorio. C'è un calendario dettagliante che un individuo dopo una certa età deve fare per tenere sotto controllo la sua salute, oltre ovviamente alla prostata? Ma io direi due calendari, uno nel giovane, quindi appena lasciata la pediatra, ogni due anni uno studio veloce del testicolo, la presenza di un varicocele, l'assenza di un varicocele, il normale sviluppo dell'apparato genitale, l'assenza di fimosi e assenza di problematiche del prepuzio, anche per vivere una sessualità libera. Per l'uomo un pochettino più in là, io direi da 50 anni in poi scatta veramente l'obbligo, al di là del problema del tumore della prostata, ma anche perché anche la prostata in sé non fa svuotare bene la vescica e può creare residui importanti, ma possono presentarsi anche altre patologie legate, e qui termino, per esempio alterazioni della componente ormonale. Abbiamo anche noi una menopausa maschile che può poi dare problematiche, stanchezza psicofisica, disturbi dell'umore, del sonno, magari per cali banali di testosterone. È sempre molto istruttivo parlare con te, Andrea Militello. Ora però riparto, ma ci sentiamo presto. Buon lavoro! Grazie, un abbraccio, buona giornata. A presto! Ciao Igor, ciao!